dove colpire, di come colpire, e di solito non mi metto davanti al faccia e dico, ok, attacco, come? Cosa faccio? Provo una combinazione di attacco forte e potente, ok, sono più forte e potente dell'altro, può funzionare. Ma se l'altro è forte e potente come me, quando attacco, come? Perché? Come faccio a usare? Per fare questo ci sono strategie e aperture che sono basate, ci sono vari tipi di aperture, chiotai, chiodi e chioshi. I chiotai sono le aperture che si fanno sul corpo, i chiodi sulla mente e i kyoshin sullo spirito. Cominciamo a lavorare su qualche tipo di apertura e strategia sul corpo, su qualche chiotai. Vediamo, forse facciamo per qualche esempio di chiodi sulla mente. Però prima di far questo bisogna creare delle abilità, cioè devo avere per fare delle aperture, le aperture sul corpo più o meno si possono definire in maniera molto grossolana come finte, ok? Però non finte fatte in maniera così, provo uno, provo due, provo tre, poi vado. Sono finte basate sul fatto che l'altro, la mente dell'altro non si attiva. Cioè colpisco i punti che l'altro non si aspetta, i momenti che l'altro non si aspetta. Questo vuol dire che io non devo far vedere le tecniche che entrano. Per non far vedere le tecniche che entrano devo nascondere i colpi, ma i miei colpi devono essere efficienti anche se li nascondo. Questo vuol dire che devo avere colpi efficienti senza caricamento dei colpi. E userò il caricamento dei colpi come finta. Mi sembra chiarissimo. Oh, ci vediamo prossima volta. Allora, avvicinate un attimo, io Giovanni, ti ho servito il tempo. Volevo picchiare Marco, ma è domenica. Allora, avvicinate, non visto. Intanto proviamo solo qualche tipo di impatto, ok? Giusto per avere confidenza. Non mi serve che ci pensate di far male l'altro, ma solo il modo di colpire. Allora, ovviamente quando io colpisco cosa faccio? Carico il corpo e lancio le tecniche, giusto? Questi sono però caricamenti. Quindi mi muovo usando il corpo, che è uno standard. Teoricamente, dovrebbe essere uno standard, anche quello di sanità. Però ovviamente qual è l'atria creativo? Che si vedono, perché c'è tutto il corpo come massa che si muove, quindi si vedono. Io devo cercare di creare tipi di impatto che sono efficienti, non devono distruggere l'altro, ma devono creare un'apertura senza muovere il corpo. Quindi un primo tipo di impatto vi faccio provare è solo discendente. Ricordatevi che un impatto è efficiente quando io sono rilassato. Quando sono teso, la forza mi balza. Quando sono rilassato, la forza passa all'altro. Perché io devo essere liquido. Il liquido non è comprimibile, e quindi se sono liquido, è lui che si sposta. Ok? Un primo tipo di impatto è semplicemente usando la gravità. Scendo. Ok? Quello che voglio che proviate è che non succeda questo, ma che lui si sposti e io resto fermo, ok? Semplicemente non c'è nessun caricamento, la mia mano è vuota, vedete? Se io faccio questo, il suo cervello si accende. Io non faccio niente, mi rilasso e colpisco, ok? Provate solo questo, scendo e colpisco. Guardate le mie mani, guardate le mie tensioni, corta distanza, solo questo. E dopo io colpisca qui, differente, ma scendendo. Ok? Proviamo. È come un masso nell'acqua. E cosa fa l'acqua? Ok? Se voi spostate il masso indietro, la forza se ne va indietro. Se voi scendete troppo, il sasso non ha rimbalzo. Io devo far rimbalzare il sasso e quello che cercate è anche spinta. Nella spinta io sconnetto il corpo perché attivo la massa muscolare. È strano, ma quando io attivo la muscolatura io mi sconnetto. Ogni volta che io attivo un braccio, il braccio si sconnette dal corpo. Anche nelle tecniche standard io devo essere rilassato e il mio centro lancia. Se io attivo il braccio, sconnetto il braccio. Quindi il mio centro è attivo e il mio corpo è rilassato. Allora trasmetto massa, il mio centro trasmette massa sull'altro, il mio braccio si disattiva se lo contraggo. Quindi se io sono a distanza corta, devo far sentire la mia massa a lui. Non gli arriva niente perché sono teso,
Quindi ho staccato il braccio. Non gli arriva niente perché ho mandato la forza più giù che là. Io devo fare. Basta. Molto poco. Vedete? Quindi il nulla. Come lavarsi le mani, ma rilassando. Ok, quando io sono a corta distanza, questo è più efficiente di cercare di colpire e di il braccio. Questo rimbalza su me. Se mi rilasso va su di lui. Ok, dai. E voglio spingerlo. Questo è quello che succede perché la mia posizione non è solida. Allora, se adesso io faccio. Non funziona. Guardate il suo corpo. Vedete che tutto quello che io faccio rimbalza qua e lui si solidifica. Perché questa pressione solidifica il suo radicamento. Se io da questo stato passo a questo, la forza passa. Perché io divento solido, questa mia solidità attraversa il suo corpo. Se lo faccio in rimbalzo, questa forza comincia a andare su di me. Se quando faccio questo mi chiudo, torno indietro di scatto. Questo cosa significa? Che se faccio una parte iniziale corretta e la forza passa e nel momento dell'impatto mi contraggo, io rimbalzo. Se nel momento dell'impatto lascio uscire, va via lui. Il lasciare uscire è giusto. Quindi quando io faccio questo, bagno. Questo è quello che vi ho insegnato come team, che invece è una tensione che non serve assolutamente a niente se non a far tornare la forza indietro. Io resisto e vado un po' sulla schiena e sulle spalle. Invece, quello che faccio alla fine è questo. Strizzo solo leggermente la mano, come se strizzassi un dentifricio, ma non contraggo, attivo. Vedete, lascio uscire e non faccio. Quindi dovete abituarvi a. Vedete che non c'è contrazione in me. Invece cosa faccio? Provo, arrivo là, non mi contraggo. Allora non sento soddisfazione, quindi cosa faccio? E vado dalla strada opposta. Invece più tenso tutto questo, più devo non far niente. Ah, ok, si sposta lui. Ah, ok, si sposta lui. Relax. Non contraetevi, togliete, è solo stanchezza. È solo stancate e bloccate il respiro. Mobile, dai. No? La forza rimbalza sempre, come un martello sui piedi, rimbalza. E il rimbalzo va dentro di me a riempire i miei vuoti, cioè dove il rimbalzo trova strada e ci sono delle tensioni o dei vuoti, lì la forza torna, ok? Quindi io più pieno sono, più sono pieno d'acqua, la forza cosa fa? Anziché tornare indietro, trova compressione di liquido e resta nei suoi vuoti. Quindi chi vince tra me e lui? Chi ha meno vuoti? Non chi è più teso. Chi è più teso, se io sono teso, lui è teso, vince più duro. Ma ci distruggiamo a vicenda. Se invece io sono pieno e lui ha dei vuoti, la forza cosa fa? Non torna a me perché trova pieno e resta su di lui come due dighe che si incontrano, l'acqua sbatte in mezzo e va giù. O due palloni che rimbalzano e uno va via, no? Allora, qual è il problema? Il problema è che voi vi rilassate, ma mandate acqua, se vogliamo dire, nella direzione della tecnica. Questo, se io faccio questo, tutto questo è vuoto. La vostra idea deve essere di mandare acqua ovunque. Quindi teoricamente io faccio questo, in tutte le direzioni. Questo vuol dire che è un pieno ovunque. Perché la forza esce di là? Perché io do, riempendo tutto, e con la posizione do un'unica uscita.
Quindi io mando dappertutto l'acqua, ma allungo solo un braccio, quindi l'acqua trova uscita in una direzione. Invece che cosa faccio? Penso, mando acqua nel braccio e tutto il resto è vuoto. Quindi quando io colpisco e vedo questo, sto svuotando tutto il vetro. Quando io colpisco e faccio questo, sto Spando. riempiendo tutto, ma avendo una posizione che ha una polarità, il pieno cosa fa? Riempie ed esce. Quindi io vedo, bam, esce di là, ma non vedo. Quindi dovete pensare, all'inizio dovete fare così. Tutto. Date la stessa importanza di sinistra e destra. Però ovviamente qua succede che sono asimmetrico. Quando faccio la stessa cosa e sono asimmetrico, la Ma forza esce tutto anche su qua. lui. Capito? No, dovete pensare a riempire tutto, non a mandare nel braccio. Dai, balzo, ok? Quindi il rimbalzo che io devo sentire è questo. Se io faccio questo, ho ammortizzato il rimbalzo e quindi non ho forza di rimbalzo. Vero? Quindi cosa succede? Che l'ho ammortizzata e dispersa, nel pugno non succede niente. E cosa succede di sbagliato invece? Che io faccio, la forza va qua e non lì. Se invece io riesco a sentire questo rimbalzo e indirizzarlo nelle mani anziché su, allora la forza che rimbalza esce nelle braccia. Questo è difficile. Di solito cosa faccio? Rimbalzo e faccio il pugno, ma ho una forza ferma e quindi quello che ottengo è solo la solidità. Se invece io mando il rimbalzo lì, allora ho efficienza. Quindi questo, se dovete sentire un fondo corsa che vi dà una reazione, questa reazione deve uscire, non devo muoverla, deve uscire. Capito? Dai, distanza anche, no? Però il concetto è questo: mentre a lunga distanza posso cavarmela con la fisicità, no? Ma ho sempre la forza del mio fisico, ma almeno ho braccio, ho in corsa e ho forza. A corta distanza, se io uso la fisicità, non basta per fare niente, ok? Quindi io sono efficace, questo dovrebbe fatto a lunga, corta, media distanza, non quando attivo la muscolatura, ma quando rilasso la muscolatura e lascio che forze inerziali mi muovano. Quindi io lascio che la liquidità, l'acqua si muova dentro di me. Nel Tai Chi si dice che io non devo muovermi, ma devo lasciarmi muovere. Cioè se io faccio questo, ho attivato la muscolatura. Se io cedo alla gravità, la muscolatura si muove, ho un rimbalzo e il rimbalzo mi muove. E questo rimbalzo cedo, diventa inerzia e l'inerzia comincia a farmi muovere. Se io invece mi muovo, ho sconnesso il corpo. Quindi se io da qui mi muovo, ho solo la mia fisicità, la mia esplosività a 30 cm di distanza. Se invece per gravità lascio uscire, la velocità in cui io cedo la gravità esce. Quindi devo lasciare spazio. Quando anche do un colpo, io non devo spingere, devo far rimbalzare la forza. E qui arriviamo al secondo tipo di colpo a corta distanza, che ci servirà poi a inserire alcuni esempi di apertura. Quando io faccio, vedete tutti Sì. Giovanni? Mettiti così, vi destra avanti. No, sta prendendo, no, è diverso di me sempre. Cambi gamba? Ok, così vedete meglio, no? Adesso io ho fatto questo, ok? E vi ho detto, questo rimbalzo va nelle braccia, giusto? Se adesso io faccio rimbalzare la forza, anziché, cioè, guarda, anziché per compressione la lascio rimbalzare, fa maluccio, no? Io non ho fatto questo. Questo va bene, ma c'è anche che è visibile e attiva il suo cervello. Questo no, e fa maluccio. Anche perché fa maluccio, perché deve stare attento quando parte, quando non parte. Quindi adesso io cosa ho? Questa possibilità e questa. Guardate bene a me, eh? No. Se io faccio la forza è andata qua. Se io faccio è rimbalzata solo nelle braccia. Difficilino, come sempre, no? Esatto. Perché questo è dispersione. Adesso dovete fare di tutto e di più.
Ma se il mio centro esce dalla linea del pugno, non ho forza. Quindi dovete fare semplicemente questo. Ok? Restando mobili. Non c'è contrazione. Anche questo crea apertura. Dopo lo vediamo come inserirlo. In bocca al lupo. Adesso è fatta uscire. L'abbiamo schiacciata e fatta rialzare. Adesso la muoviamo dentro un acquario. Cosa succede? Io faccio boom e l'acqua si muove. Quindi le do un input, lei rimbalza ed esce il pugno. Ma non devo muovere il corpo, perché se muovo tutto, parte anche l'acquario, no? Quindi muovo l'acqua, io mi fermo e dentro l'acqua rimbalza. Ok? Se faccio così, quindi la massa che ho messo in moto in giù, la metto in moto in orizzontale e va solo nel pugno. Adesso mostro a voi cosa farete, perché vedo anche il futuro. Guardate me. Questo. Dovete fidarvi dell'inerzia. Lasciate uscire, ok? Nel Tai Chi, no? C'è chi dice quando fai Tai Chi devi essere come una barca sull'acqua, no? È sbagliato. No, tu non sei, tu sei come una barca sull'acqua, sbagli. Tu sei la barca e l'acqua si muove dentro la barca. L'avversario è la barca sull'acqua. Vi spiego, se io devo muovere lui e io sono la barca sull'acqua che si muove, se io sono fermo, muovo l'acqua dentro, e lui che diventa la barca sull'acqua. Perché io ho l'acquario, non si vede, ma attraverso la polarità sto muovendo dentro l'acqua. Questo movimento si trasmette. Se io muovo barca e acqua, sono io che sbadello. Perché vi dico questo? Perché voi state facendo barca e acqua. Io invece, l'acqua è dentro. Quindi facciamo un esercizio molto semplice, no, non è semplice, molto stupido sembra, ma vi fa capire una cosa, guardate. Faccio destra, sinistra, mi fermo e sento l'acqua dentro, ok? Non muovetevi, non dovete muovervi. È come in autobus, io freno e ascolto questo. Se riuscite a sentire questo, muovo freno e quella liquidità che va nel braccio. Capito? Quindi quando mi muovo, quando mi muovo a barca e acqua. Quando mi fermo, ascolto l'acqua e colpisco con l'acqua. Voi invece muovete barca e acqua insieme. Allora, mettetevi un attimo così. Pronto qua. Uno, due, tre. Sì? Oppure potete fare Yamazuki, 1, 2, 3. Vedete che sono tre diversi. Scendo, rimbalzo, acqua. Ok? Tre tipi, più o meno l'impatto è lo stesso, piano a parte, però la massa che arriva è più o meno la stessa, perché è sempre il mio liquido che arriva verso. Sì? Piano, sono di capacità di spostamento diversa. A corta distanza, quello che stiamo facendo sono tanti esempi. Uno sui calci? No, il modo di partire, tutto il modo di colpire sui calci è uguale, scendendo, rimbalzo o con di acqua. Fanno comunque male, anche questo a corta lunga distanza, anziché sempre. No? Poi si sistemano appunto tutti questi caricamenti sotto sopra e i chiotai. Ci riusciamo oggi, però poi vanno a colpire sulla teoria dei quattro cancelli. La teoria dei quattro cancelli dice che se io faccio questo, quella gamba è vuota, no? Come vuoto questo, è vuoto questo.
perché divido in quattro cancelli corpo, quindi so in base a che parte attivo che parte non è attiva, e quindi vado a colpire sui quattro cancelli. Quindi come faccio questo? Si è aperto questo. Quindi una volta cominciata la combinazione vado avanti sui vuoti dell'altro che si accendono, e l'altro è stabilizzato perché è colpito sempre sul vuoto. Questi sono i kyotai. I kyogi agiscono invece sul vuoto della mente. Cosa significa? Che lui qui ha la mente piena, ma colpisco un punto vuoto del corpo, mentre nei kyogi colpisco quando la sua mente è vuota, che è ancora peggio. Poi cosa faccio? Collego i kyotai con i kyogi assieme. Quindi agisco sui vuoti del corpo e della mente in costante combinazione, una dietro l'altra. Vabbè, sarà morto quello. No, quanto dura? Sarà morto. Però diciamo che un torneo, quello che volete, l'altro comincia, non riesce più a contenere e la sua mente se ne va. Perché dice, non capisce, non riesce a ragionare, colpito sul vuoto, non riesce a trovare una quadra e si chiude. Quindi l'hai demolito qui e qui, no? Che è un po' la teoria dello Kyoshin, che sono gli attacchi dello spirito, in cui veramente fatta avere i Kyotai sono finte, i Kyogi agiscono sui piedi vuoti, i Kyoshin agiscono sullo spirito, cioè ti spavento, tu non ragioni più, ti chiudi, basta, no, se ti prego finiscila perché non, ho perso completamente il mio spirito. E si agisce facendo, sono strategie che si uniscono di Kyotai e Kyogi, in cui io demolisco l'altro, gli spacco l'assetto centrale, gli tolgo il centro, gli tolgo il pensare, gli creo paura e non gli do tregua di ragionamento, e quindi gli sto cambiando lo spirito, che non si fa mai, perché la paghi anche a livello energetico. Stai cambiando lo spirito di una persona. Quindi se proprio dovessi per la vita questa cosa, ma in quel punto ti uccido, faccio prima, no? E non si usa più, ma la teoria è che proprio io ti modifico lo spirito, ti spezzo l'asse, ti spezzo il centro, ti spezzo la struttura e ti spezzo la mente, no? Cioè devi essere demolito, tu non devi far più del male a nessuno. Facciamo dopo, no, scherzo. Adesso pausa, pastiglia, poi mettiamo in combinazione, vediamo come lavorare. Cos'è che attiva la mente dell'altro, cos'è che disattiva la mente dell'altro. Quindi quando io faccio questo, la sua mente si è attivata perché ha visto il mio pugno chiudersi. Quando io faccio questo, la sua mente si è rilassata perché ha visto la mia mano aprirsi. Quindi ogni volta che io faccio una tecnica di pugno e preparo il pugno, ovviamente se uno è esperto, la sua mente si attiva e vede i pericoli. Quindi io so che in questo momento la sua mente si è attivata qua. Io so che in questo momento la sua mente tende a rilassarsi in base a quello che faccio. Quindi ogni caricamento che io faccio, l'altro pensa, ogni caricamento che io faccio, l'altro si attiva. Quindi devo essere consapevole di quello che sto facendo e cosa succede dentro l'altro. Quindi capite che non è un livello semplice. Anche con lo sguardo, con il respiro, con tutto, io agisco sul sistema di attenzione dell'altro, sul cervello, orecchie dell'altro. E quindi in base a questo posso creare fratture. Okay? Con il tempo io imparo a leggere tempi, le reazioni, e dove l'altro è pieno, vuoto. Capito? Quindi quello che facciamo adesso non è dato solo dal gesto, ma è dato da un insieme di cose che non devono attivare l'altro. Ok? Ci siamo? Bene. Allora, esempio. Ok? Tu parli pure, Vito. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto due tecniche a corta distanza, lui ha parato, giusto? Ok, la sua mente cosa dice in questo momento? Sono salvo, ok, perfetto. E io lo so. Quindi io cosa ho fatto? Prima era... Perché la sua mente non si è attivata? Perché non ha visto caricamenti. Che pugno ha usato? Quello in discesa. No, quello in discesa. Sì, ho fatto. La pastina c'è. Ho fatto. Uno, due... Questa mano, vedete, mi sono lasciato parare, adesso non ho fatto niente, vedete, è rimasta rilassata, sono sceso. Ovvio che la seconda volta non funziona più, adesso si è caricato addosso. Quindi dovrò cambiare che cade, ci siamo. Però io cosa ho fatto? Ho portato l'attenzione in alto e la mano rilassata sono sceso. Se avessi fatto questo, l'avrei parato. Perché? Perché ho fatto un precaricamento. Quindi cosa ho detto? 1, 2, 3.
Quindi non è il fatto che ho colpito alto o basso, il fatto è che ho fatto 1-2, questa mano come è stata parata si è disattivata e ho caricato sul suolo scendendo. Sì? Adesso vi fate colpire, perché ovviamente sapete cosa succede, ma provate questo, faccio vi parlo, 1-2, tanto 1-2, togliete tutto, solo scendete sul 3, ok? Ovviamente in un combattimento io lo faccio, vado sotto e avanzo. Ma questo è un kyotai, sembra più scemo e più stupido, funziona ed è efficiente. Questo cos'è? È un'apertura, cioè io ho fatto un punto, adesso posso continuare perché ho creato un'apertura, adesso posso entrare dentro. Ma non ho fatto, aspetta che parlo tutto perché sto attivando tutte le sue funzioni di sopravvivenza. Ogni volta che c'è uno scatto, vedete, agisce. Se invece io mi rilasso, tanto tende a rilassarsi. Quindi cosa ho fatto? Un attacco. Pam, pam. E qui si è rilassato. E scendendo, senza caricamenti, senza pianti, non si è attivato il suo cervello. Quindi adesso, lo fa lui, io cosa faccio? Mi faccio fare le pianti, zanni. Esatto. Però, mano rilassata, e scendi. E poi tagli i tempi, no? Non c'è. Pam, pam, pam. E io mi lascio colpire, ok? Più rilassato, più morto. Guardate, non so la verità. Quindi io vedo. Lui così è attento a quello che faccio, perché io sto attento. Quindi se io faccio, si è attivato. Se io faccio, adesso di nuovo attento, perché ho creato un accento e adesso si è stabilizzato. Quindi se io faccio troppa pausa, allora io cosa devo fare? Devo, nonostante faccia un attacco, io faccio un attacco potente e devo rilassarmi. E questo è difficile. Questo è per lui un rilassamento. Mi fa. Quando lui vede questa mano e questo atteggiamento di rinuncia, con poca paura, ecco che qui c'è il vuoto. E quando ho fatto la mia tecnica, guardate il mio viso e la mia mano, non si è attivato niente, sono solo caduto. Quindi ho creato, posso anche fare, okay. Secondo entro, ho creato, però non c'è nessuna attenzione nella mano e quello che ho fatto prima, lo sguardo è lo stesso, la decisione è la stessa, se invece faccio e anche solo un sopracciglio si attiva, l'altro lo legge. E perché riesco a farlo? Perché colpisco rilassandomi. Se io faccio, vedete che si è rilassato, perché ho rilassato la faccia. Questo è un kyogi. Ho rilassato la faccia e si è svuotato. Quindi se dopo una combinazione, ecco che. Allora, è questo. E colpisco perché? Perché sono sceso, quindi rilassandomi sono efficace. Se invece mi attivo per essere efficace, tutta la faccia si legge. Quindi adesso fatemi questo. Sì? 1-2 calma. 1-2 calma. 1-2 calma. Calma, proprio dito, calma. E a metà del calma col dito. Dai. E tutta una serie di mente sulla tenuta rotta. Faccio questo, reagisce. Se reagisce, vuol dire che ho un'attivazione di più e di meno, pieni e vuoti. Se faccio così, non ce l'ho più vuoti. Seconda cosa, quando io attacco. Vedete? Io gli ho lasciato la mano lì. Lui adesso lui è attento perché sa cosa faccio, ma questa mano, oppure faccio questo. Questo è lo stesso kyotai che adesso proverete. Cosa faccio? Quando io faccio questo, vedete, adesso è attivo sto due, ma lui quando sente questo, per lui questa mano non è pericolosa. Se faccio questo si riattiva, se sono scendo è in ritardo. Quindi. Io cosa cerco? Cerco anche il contatto, vedete? Perché dice, boh, questo pugno ha fatto il suo, adesso è scarico. È scarico perché sta aspettando un caricamento, non una discesa. Allora, quando voi fate 1-2, avete, adesso vedete che si allontana di nuovo, no? Però avete o questa possibilità, o se fate 1-2, questa possibilità, cioè la mano che ha colpito ricolpisce, ma trova forza in un caricamento che non si vede, cioè la discesa. Ok?
Io posso, adesso provate con i kizami, Giacomo, quindi fate pam pam pam, ok? Uno, due, tre, sì? Sempre, come posso dire? Se, allora, ovviamente sono sempre più efficiente, più velocemente lo faccio, se faccio più veloce sempre, ma mentre adesso a questo attimo non l'ho piegato, non gli ho fatto, ma ho creato un'apertura, adesso ho tolto il centro, non se l'aspettava, e lì non gli do il tempo di recuperare. Provate? Quindi non sanno, chizami, ciao, ciao, in discesa, mentre rilassate, questo no, ho finito, e moriamo, quindi voglio fare, ecco, finito, finito, ma in realtà colpisco, se invece si vede, basta, si attiva, la mano si è attivata di nuovo. Cioè, ci sono anche tantissimi chiottai sul yoga che si usano poco, no? Perché però si possono usare, chi studia ancora yoga fa tam, no, guarda. Perché cosa ha fatto? Uno, due, ha parato, ma con il corpo, colpito dentro, no? Perché colpito una volta c'è sempre la seconda. Pito? Bene, allora non caricate niente. Adesso uno ancora più subdolo, molto semplice. Adesso faccio Kizami Tsuki Yamazuki tutto, ok? Kizami Tsuki Yamazuki e colpisco sotto. Questo è tipico degli Yamazuki, ma guardate. Questo è il acqua. E si usa ovunque. Ma qual è il fatto? Il fatto è che io nascondo la mano. Quindi per lui è difficile della partenza, ok? Allora, uno, due, questa mano, adesso guardate, non fa niente, il mio corpo non fa niente. Perché? Perché ho già portato l'acqua. Ok? Ovviamente funziona la prima volta, la seconda volta. Uno, due, tre. Se quando io faccio questo, niente, solo il braccio. Adesso farei questo io, per esempio, perché lui è attento sotto, no? E questo non lo vede come una minaccia. Mm-hmm. Però, guardate, sì? Nascondendo alla vista e senza che la mia faccia abbia espressioni. Sì? Provate. Questo attiva l'altro. Per questo vi dico, niente. Non deve sentire niente qua, niente qua. E la mia faccia, niente. E te? Qualcosa che ho potuto fare. Dovete riuscire a fare con il corpo una cosa e con l'altro il nulla. Se questo agisce su tutto, non c'è kyotai. C'è combinazione. Perché non è questo il trucco. Il trucco è che questa è una cosa e questa è una cosa staccata prima da niente. Altro che kyotai, no? Di conseguenza, basato sui quattro cancelli, sono tutti chiotali. Dove è l'attenzione? Non ho visto i caricamenti, ho portato attenzione a tutto, cose che si continuano. E tutto l'altro è tutto. Ma non perché se io faccio, reagisce su tutto. Allora, vai, fai tu. No? Ha mosso la spalla, ha chiuso, no? Niente. Solo acqua, esatto, capito? E io guardo se vedo la partenza. Così meglio, no? Cioè, non vedo, no? Questo anche nascosto sotto. Vedi, deve essere proprio così si vede. E tutto, però io sto, lo lascio fare, perché se no non capisce. No, dai, forza. Ma se io faccio, si riattiva perché ho mosso qualcosa. Quindi devo lasciare un altro modo di portare dominato dal lancio del corpo. Spiego? Quindi guardi un secondo, se io per esempio adesso faccio, l'ho abituato a questo tempo, adesso mi aspetterebbe un vuoto, ho colpito sul vuoto, quindi ho cambiato tempo, sono passato dal corto al lungo, ecco il chiotaio, no? Perché si è dimenticato e non l'ha visto, vedete che colpisco sul vuoto, non si ricorda, capite? Io combatto così, quindi cosa ho fatto? Un kyotai, cambio di stanza, un kyotai, kyotai. Non l'ho fatto più di prima, l'ho fatto di terza intenzione. Non faccio
Quindi impara tutto, perché sono sul pieno. Sì, la fintina, no? Ma non sto agendo su principi e so cosa faccio e cosa succede all'altro. È chiaro, no? Sì. Sei contenti? Si vede. Allora, quindi, cosa fate adesso? Proprio questo. Sì, allora. Giacco, Kizami, colpisco, grande sotto. Vi faccio? Okay. Uno, due, sotto. Entro, sopra, sotto. Ok? Se l'altro scappa, vuol dire che non riesce a gestire, ma non mi fa male, sta lì. Non colpisco più. Falso, no? Quindi lo faccio, no? Pompara, va, entro, sopra, sotto. Sì? Sadayashi. Anche questo è un chiodino. Perché lui si aspetta un tempo, e invece poi lo vediamo con il sotto sopra. Che è più difficile, ma e poi si lavora sui quattro cancelli. Proviamo? Allora, vi faccio con calma. Guardia speculare. Ok? Jaku, Kizami, scendo. Lui vede questo, ma è un Sasayashi, quindi è un tempo di ritardo. Pum, sotto. Ok? Quasi contemporaneamente, un po' devo leggerlo. Spero, se io faccio così, non ho forza. Tu ti aspetti, ma vedi? Se vai a parlare, cosa che concede, arriva dopo. E non poi va sotto questo. Sì? Ma se guardate, è completamente staccato. Appena faccio questo, si riattiva. Dovete riuscire a usare acqua e tutto il resto. Quello è difficile. Staccare il corpo, dai. Quando io faccio questo e lui impara, la paraca è un tempo pieno. La sua mente fa uno, uno, non c'è uno. Ha avuto un... Quindi su questo, ecco che ho creato. Quindi gli do una sensazione di appoggio di paraca, ma tolgo il braccio e metto questo. Quindi è già un kyotai, che ci aggiungo un altro kyotai. Bello. Vedete, sono tutti kyotai, uno dietro l'altro. C'è una cosa che fa vedere l'altro, però se guardate bene, non c'è contatto. Tutto il corpo si muove e c'è la gamba, quindi non si attiva. Quindi ho bondato, vedete, se avessi fatto, il suo cervello si sarebbe attivato. Quindi ho usato l'alto che nasconde il caricamento e questo è il rimbalzo. Perché ho fatto pressione, no? E non c'è caricamento. E cosa succede? Che non c'è caricamento. E ho usato la discesa sul calcio. Quindi ho fatto vedete? La sua mente si attiva sul punto. Sono chiodai costanti. Pieno, su pieno, su pieno, su pieno, su pieno. Sì, l'altro dorme, va bene, ma... Sì? Allora, adesso facciamo qualcosa di più difficile. Difficile? No, no, un po' più giocoso. E te? No, resta tranquillo. Io faccio uno e esco lateralmente, vedete? È sereno. Quando faccio questo... Cosa succede a lui? Questa parte si riempie, giusto? E adesso si riempie questo, vedete? È quello okay. Che voglio. Allora, e quel più su una gamba di rimbalzo. Quindi ho fatto più, meno. Ovviamente la seconda volta funziona meno perché lo sa, ok? Quando torno giù, uso i cancelli. Proviamo? Allora, sinistra avanti. Sinistra, sinistra, sinistra. Quindi, uno, mano per impedire il suo pugno, esco di lato. Non mi interessa altro, mi interessa che mi veda questo. Ecco, ha reagito. Questo è un rimbalzo.
nella discesa obliqua, torno, spalla e sotto, quattro cancelli. Sì? Sì. Cosa dovete fare? In questo caso su questa o su questa perché ha cambiato gamba. Ok? È il principio che mi interessa. C'è difficoltà adesso, no? Andiamo con calma. Su una gamba. Ma c'è forza. L'abbiamo vista prima. Non mi serve alta, mi serve solo acqua. La discesa non scendo, colpisco. Questo impedisce di vedere questo, che può essere un calcio o una ginocchiata. Ok? Sì? Chiaro? Chiarissimo. Come una volta. Come una volta. Chiaro, ma ancora. Se quando fate questo, fate così, bene, tenete lì. Ovviamente, questo lui pensa che sia finito, ma è un altro, ma finiamo così. Questo significa creare anche polarità nel corpo con le uscite laterali. Ma gli do pressione. Vediamo come reagite tutto qua. Riffo l'ultima volta. Sinistra, sinistra. Ok? Non gamba, busto. Busto e guardo lì, mano, non busto, mano, busto, prima la mano, poi sposto, guardo lì, alzo la gamba e si dimentica il braccio, quando alzo la gamba guardate il mio braccio, tornando giù, spalla, ginocchio, non così, torna là, niente, ginocchio. Boccaccio, va bene? Pronto di qua, capito? Frizzati, pronto di qua. Il suo cervello, perché è andata intorno e lo vede. Quando io faccio questo, ho nascosto la mano dalla sua vista. Adesso nasce subito il movimento. Ogni volta che voglio catturare la sua mano, la nascondo, nascondo la sua vista, no? Allora quando nasce, se non faccio niente, il suo cervello, e quindi quando io parto, rilasso il braccio. Lui deve vedere questa minaccia e questa non la vede. Se invece voi fate, vi arrivo a questo. Allora devo essere sempre consapevole di tutto. Mi sposto e minaccio questo e nascondo la mano. Quando faccio la mano, la sua attenzione sente e subito ecco che adesso è vuoto. E adesso è vuoto lì e sto colando. Sente, no? Quindi quella mano inizialmente va via per poi tornare. Esatto. Cadalto, cosa succede? Guarda. Io così sembra che sia fuori guardia, quindi ecco la sposta, vedete? Otra, pa! Ed è tutto sui cancelli e tutto. E dice, ma che cacchio? Non ha capito niente che è successo, no? E adesso ha tutti i tempi standard. Tutto. Quindi come faccio dopo? Quello di prima, perché ho creato un tempo lungo. E allora sto, la sua mente comincia a non seguirmi più, dice stica, no? E comincia, non è più aggressivo, e pensa, ma. È già mio. Vito? E dopo creo il chiotai a lunga distanza. E dicendo, vado dentro. Tornando a noi, quindi sono così. Allora, vedete? Uno. Questa è la prima cosa, non corpo, questo. Questo attiva questa parte, e vuoto che colpisco. E adesso, va, nascondo, lo so. Sì? So che è difficile, ma dai, finiamo. Allez, on se souffle.